San Paolo era molto coraggioso, ma sembra che alcune volte avesse paura. Così Papa Francesco ha aperto questa mattina la sua omelia nella messa celebrata nella cappella di Casa Santa Marta, commentando il brano degli Atti degli Apostoli e parlando della paura e della tristezza del cristiano. E noi dobbiamo dirci la verità. Non tutta la vita cristiana è una festa. Non tutto. Si piange, tante volte si piange, quando tu sei malato, quando tu hai un problema in famiglia, quel figlio, quella figlia, la moglie, il marito, quando tu vedi che lo stipendio non arriva alla fine del mese, e hai un figlio malato, tu vedi che non può pagare il mutuo della casa e deve andartene via. Tanti problemi, tanti che noi abbiamo. Ma Gesù ci dice non avere paura. Sì. Sarete tristi, piangerete. E anche la gente si rallegrerà, la gente che sia contraria a te. Ma nel momento della prova noi non la vediamo. È una gioia che viene purificata per le prove. E anche per le prove di tutti i giorni. La vostra tristezza si cambierà in gioia. Ma è difficile quando tu vai da un malato, una malata, che soffre tanto, dire ma coraggio, coraggio, domani tu avrai gioia. No, non si può dire. Dobbiamo farlo sentire come l'ha fatto sentire Gesù. Anche noi, quando siamo proprio nel buio, che non vediamo nulla. Io so, Signore, che questa tristezza si cambierà in gioia. Non so come, ma lo so. Un atto di fede nel Signore. Un atto di fede. Essere coraggioso nella sofferenza e pensare che dopo viene il Signore, dopo viene la gioia, dopo il buio arriva il sole. Il Signore ci dia a tutti noi questa gioia in speranza. È il segno che noi abbiamo, questa gioia in speranza, è la pace. Ma quanti ammalati! Quanti malati che sono alla fine della vita, con i dolori hanno quella pace nell'anima. Questo è il seme della gioia, questa è la gioia in speranza, la pace. Tu hai pace nell'anima nel momento del buio, nel momento delle difficoltà, nel momento delle persecuzioni, quando tutti si rallegrano del tuo male, hai pace. Se hai pace, tu hai il seme di quella gioia che verrà dopo. Che il Signore ci faccia capire queste cose.